Una speranza perché la ciclovia Vento, la Torino-Venezia che può rivoluzionare la mobilità dolce in tutto il nord Italia, non tagli fuori il territorio casalasco e quello cremonese. Paolo Pileri, professore del Politecnico di Milano, con alcuni dei suoi studenti che credono in questo progetto e lo hanno perfezionato, ottenendo finalmente anche finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture, sta facendo avanti e indietro su questa grande ciclovia praticamente da 3 anni in modo quasi ininterrotto. A Casalmaggiore Pileri già era stato, ma pochi mesi fa si era parlato di una prospettiva poco felice per il nostro territorio che rischiava di essere tagliato fuori da Vento, con un passaggio sulla sponda emiliana del fiume Po che avrebbe di fatto reso meno appetibile il tratto casalasco e cremonese dei vari argini ciclabili. Invitato da Carlo Stassano, presidente dell'Atletica Interflumina, Pileri mercoledì ha visitato Cascina Serenio, ossia la Cascina in zona Golenale, di fronte alla chiesa di Santa Maria Vico Bellignano, frazione di Casalmaggiore, che potrebbe diventare un vero e proprio ostello sia per i giovani e gli sportivi, seguendo il progetto Interflumina, ma anche per i turisti che sfruttano la bicicletta per muoversi lungo Vento. Insomma, una struttura ricettiva in piena regola in una zona davvero affascinante immersa nella natura. Oltre a spendersi in favore di questa struttura, Pileri ha precisato che Vento crescerà piano piano. I finanziamenti che saranno disponibili per Vento, grazie a, come dire, al lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, sia da noi che anche dal territorio che ha aderito, perché tutti i comuni che hanno aderito, non copriranno tutta la realizzazione in un colpo solo di Vento. Guarda, io sarei felicissimo se questo fosse possibile. Questo non accadrà, quindi bisognerà decidere nel futuro alcuni lotti prioritari, ma prioritari sono che arriva prima uno dell'altro, poi come dire successivamente verrà completata. È proprio per questo che non bisogna smettere di domandarla, smettere neanche un secondo, avere nemmeno la minima incertezza, quindi dobbiamo continuare. Erano presenti all'incontro sia il sindaco uscente Filippo Bongiovanni, ricandidatosi, sia il candidato che lo sfida, Fabrizio Vappina. Da Pileri l'invito a sfruttare la bellezza di Piazza Garibaldi a Casalmaggiore, spingendo eventualmente anche su una coraggiosa chiusura alle auto. Vento, il più grande progetto ciclabile finanziato in Italia, con 4 regioni coinvolte e per il quale è previsto un incontro decisivo il 5 giugno a Roma, deve rimanere una priorità anche per il casalasco e il cremonese, come Pileri ha confermato, non escludendo un possibile percorso a zigzag tra sponda lombarda ed Emiliana. Però la cosa importante è finire prima la dorsale principale, va bene, e non distrarsi da questo grande obiettivo, perché se questo parte comincia a partire tutto quel turismo che fa i numeri, allora è più facile poi convincere di fare la deviazione, l'alternativa, l'aggiunta, l'addizione.